ragazze e ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Eccomi qui con un nuovo tutorial, un trucco semplice da realizzare, fatto con prodotti low cost. Velocissimo, facile, veloce per andare a scuola, al lavoro, in ufficio, all'università o semplicemente per fare qualche piccola commissione fuori casa. Io spero quindi che il trucco vi piaccia e vi lascio al tutorial. Vediamo insieme cosa ho fatto. Ciao! Ciao! Allora, inizio subito con la BB Cream, questo è il perfezionatore globale ed è della Bottega Verde. Io stendo il prodotto con il Fat Kabuki della Sigma, ma si può stendere tranquillamente anche con le mani perché è veramente un prodotto molto fluido, come potete vedere. Per far sì che la BB Cream prenda il colore giusto della carnagione e che aderisca bene alla pelle, bisogna attendere sempre qualche minuto alla fine dell'applicazione. Quindi, ora che l'ho stesa, aspetto qualche minuto. Mentre aspetto, io vado a fare le sopracciglia. Uso questo prodotto della ELF e trovate all'interno sia la parte in gel, che è questa, sia la parte in polvere. Io vado a utilizzare la parte in gel. Quindi vado prima a pettinare le mie sopracciglia e poi con un pennellino angolato vado a prendere il prodotto in cera e riempio appunto le sopracciglia. Un primer, questo è il primer della ELF, Highlight Primer, nel color carne. Lo applico sulla mia palpebra mobile e lo sfumo utilizzando appunto il pennellino contenuto all'interno. Metto il primer perché voglio fare un trucco che mi duri praticamente dal mattino alla sera, proprio esco di casa al mattino per andare in ufficio, al lavoro, insomma, e voglio tornare a casa ed avere ancora appunto un pochino di ombretto. Devo dire che dei buoni ombretti di per sé quasi non hanno bisogno di primer, però la pelle, soprattutto quando si tratta magari di pelle grassa o oleosa, tende a creare delle pieghette antiestetiche, secondo me, dove si va proprio ad accumulare tutta la polvere dell'ombretto, creando quindi un bruttissimo effetto sulla nostra palpebra. Sembra, insomma, abbiamo lo sguardo più stanco quando va tutto quell'ombretto incastrato lì, quindi preferisco applicarlo. Prima quindi di andare a fissare il mio fondo, quindi ho usato appunto la BB Cream, vado a fare gli occhi perché preferisco lasciarlo proprio parecchi minuti, anche se in realtà, come potete vedere, si sta già adattando e asciugando al colore della pelle, però preferisco aspettare. Inizio con un trucco occhi davvero semplice e vado a prendere questo ombretto della Kiko, il 208, che è questo duo che ha all'interno due colori. Vado a prendere quindi il colore opaco con un pennellino da sfumatura e lo applico nella mia piega dell'occhio, ed è questo tortora molto caldo come colore, davvero molto carino secondo me, semplice, veloce, deve essere un trucco comunque facile da realizzare. Quindi vado a mettere questo prodotto qua sopra alla piega e lo porto, vedete, un pochino nell'angolo esterno, sfumandolo bene per dare giusto un po' più di intensità allo sguardo. Pennellino da ombretto, vado a prendere il colore Shimmer, appunto, quello che contiene più brillantini, che è molto molto bello, è un rosato tortora carino davvero, e lo applico su tutta la mia palpebra mobile. Secondo me illumina davvero tanto lo sguardo, perché è molto molto bello questo ombretto. Il correttore, come potete vedere, non l'ho ancora applicato, proprio perché preferisco in questo caso applicarlo successivamente, quindi alla fine del mio trucco. E
E voilà, praticamente il trucco occhi è quasi ultimato. Vado a prendere questo ombrettino della Shaka. Questo qui è un panna, è un ombretto di shadow. E lo vado a prendere, sempre con lo stesso pennellino da ombretto, per illuminare un pochino la zona sopra l'arcata sopraccigliare, per dare appunto un punto luce. E con lo stesso pennello da sfumatura di prima lo vado a portare a uniformare il colore. Se avete 2 minuti di tempo in più e volete intensificare un pochino lo sguardo, vi consiglio in questo trucco un marrone scuro, questo qui è il numero 5 della Kiko, che vado a prendere con il pennello da sfumatura e lo applico solo nella parte esterna del mio occhio. Così facendo vado a creare appunto una zona più scura che andrà a mettere in risalto maggiormente lo sguardo. Guardate la differenza. Quindi è proprio un passaggio veramente semplice, però se avete i minuti contati chiaramente potete tranquillamente saltarlo. Sfumo un attimino e passo al mascara. Non metto matite, non metto eyeliner, perché secondo me è un trucco proprio bellino così, quindi non, io in questo caso evito. Vado a prendere come mascara il 2 in 1 della Essence. Io utilizzo appunto la zona con il look 2 e applico il mio mascara. Questo mi piace molto perché con pochissime passate mi rende proprio le ciglia ultra nere, ben definite. Non mi crea, come potete vedere, i grumi, insomma, le tiene belle belle distanziate. Ed è fatto! Ora, prima di fissare appunto il fondo, vado a mettere anche il correttore, così poi passo la cipria. Io vado a utilizzare il Full Coverage con Clear, questa è di Kiko, ed è nel numero 2. Con le dita applico il correttore. Devo dire che quando ho comprato questi correttori non mi aspettavo una coprenza simile. Hanno secondo me veramente una coprenza eccellente, ben elevata, sono molto morbidi, facili da sfumare, hanno tantissimi colori e quindi secondo me si riescono veramente a usare anche sui brufoletti, perché mi raccomando non usate mai lo stesso correttore delle occhiaie sui brufoletti, perché sennò si vedono di più. Quindi occhiaie o comunque già l'abbiamo coperta. Fatto! Ora, visto il trucco con una cipria, io uso la cipria ultra fine di Deborah e questa è anche opacizzante. Vado a prendere anche il pennello, questo qui è Large Powder, l'F20 della Sigma, e fisso appunto correttore e BB cream. Molto buona la BB cream di Bottega Verde, comunque devo dire, si fissa in fretta, rimane un pochettino scurina, però io l'ho usata appunto perché ho preso un pochino di sole, quindi ho, diciamo, la pelle un pochino abbronzata, però per quelle chiare magari questa è un po' scura. Adesso non so se hanno dei colori o se è un colore unico, vediamo un attimino. Trattamento idratante e valorizzante, acido ialuronico, crema perfezionatore globale, no, non hanno una colorazione da scegliere, quindi magari per le ragazze chiare non è proprio il massimo secondo me. Vado giusto a mettere un pochino di terra per dare un pochino di colore, questa è la Sun Club di Essence. Ecco, questo è un altro passaggio che secondo me al mattino, se siete di corsa, si può tranquillamente evitare, anche se come vedete ci vuole proprio un attimo, giusto per dare secondo me quel colore di pelle un po' sana. E infine come blush vado a mettere questo della Elf, che è questo rosino molto molto carino, delicato. Lo applico con il Red Amplify di Neve Cosmetics.
Ed ora, rossetto, io vado a mettere questo di Kiko nel numero 505, che è questo color carne naturale, molto 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 carino. E voilà, il trucco è fatto. Come potete vedere è stato veramente semplice e velocissimo. Io vi aspetto al prossimo video. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace oppure lascia un commentino qua sotto. Ciao! Ed eccomi ancora qui, questo è il risultato finale. Io spero appunto che il trucco vi sia piaciuto. Come potete vedere è davvero molto molto semplice, ma d'effetto luminoso, brillante, davvero carino. Io quindi vi mando un grande bacio. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace oppure lascia un commentino. E soprattutto, se non sei ancora iscritto al mio canale, iscriviti! Schiaccia qui! Ciao, al prossimo video!